Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar di Edicom, secondo mio appuntamento della giornata, quindi anche oggi non ci facciamo mancare nulla, ma dopo tutto lo vedete, il calendario dei nostri appuntamenti è abbastanza fitto, tutti appuntamenti molto specifici e molto verticali. Abbiamo anche qualche ciclo che teniamo con collaborazioni, in particolare anche quello di oggi è un secondo appuntamento di un ciclo di quattro appuntamenti. Magari qualcuno di voi avrà già partecipato al primo della scorsa settimana. Ci eravamo già visti appunto mercoledì scorso in compagnia di Isotex e anche in particolare in compagnia dell'ingegnere Alessia Aldrovandi, che starà con noi anche quest'oggi per la prossima ora. Isotex, lo vedete già qua, blocchi e solai in legno cemento, quindi parliamo di un sistema costruttivo e oggi focalizzeremo l'attenzione su quello che è un po' il tema del momento ormai da un anno, diciamo, a questa parte, no? Figlio un po' di quello che è il decreto rilancio, parliamo di super bonus 110%. Ne parliamo associato a un sistema costruttivo perché, come sapete, è contemplata la possibilità di una demolizione e ricostruzione, ma è contemplata anche la possibilità di andare ad adeguare sismicamente l'esistente. E in questo caso lo vedremo con un'applicazione attraverso il sistema appunto costruttivo Isotex, attraverso un'applicazione che è quella dell'esoscheletro. Qualcuno la scorsa volta ci aveva anche chiesto questa applicazione, infatti avevamo rimandato a questo appuntamento per l'approfondimento. Cosa vedremo quest'oggi? Oggi vedremo una prima parte breve in cui riepilogheremo, diciamo, un po' quelle che sono le caratteristiche principali di questo sistema costruttivo, di quale materiale è fatto. Legno cemento, lo vedete qua, però andremo un attimino a capirne le caratteristiche, vedremo quali sono i vantaggi nell'utilizzo di questo sistema, capiremo un pochino quali sono i moduli base, i moduli speciali con cui andare a costruire, vedremo diciamo un breve video di cantiere per capire come si utilizza questo materiale, ma poi andremo subito nel dettaglio di quello che è per l'appunto il superbonus, capiremo come poter fare un doppio salto di classe con demolizione e ricostruzione e poi vedremo questa applicazione fatta in collaborazione con un'università italiana. Un'applicazione che vede per l'appunto l'utilizzo come esoscheletro del sistema Isotex. Brevemente un paio di questioni che ricordo sempre, ormai lo sapete, magari c'è anche qualcuno già visto che ci ha seguito anche stamattina, quindi le sente per la seconda volta. Ricordo come sempre la possibilità di poter fare domande anche in diretta, anche subito, non aspettate la fine del webinar perché poi magari non c'è più tempo, invece noi vogliamo dare risposta alle vostre domande, lo fate attraverso il campo chat domande del pannello di GoToWebinar che vedete sulla destra del vostro schermo, ma ormai siete più bravi di me a utilizzare questo strumento. Altra cosa che vi ricordo sono gli atti, quindi le slide che vedrete proiettate quest'oggi saranno disponibili come sempre già questa sera, 2 ore dal termine della diretta, quindi dopo cena tranquillamente le ritrovate sulla vostra casella di posta, quindi potete riandare ad approfondire. E verosimilmente questa sera troverete già anche sul nostro canale YouTube Edicom News, a cui raccomando sempre di iscrivervi perché così vi arrivano le notifiche quando carichiamo i video, troverete già la videoregistrazione di questo appuntamento, quindi potrete girarla ai colleghi o tranquillamente rivederla. Detto questo, io ho rubato come sempre sufficientemente tempo a tutti per potersi accomodare davanti allo schermo, do il benvenuto per la seconda volta, ormai non è più la prima, quindi diciamo per la seconda volta all'ingegnere Alessia Aldrovandi, alla quale chiediamo di entrare un pochino nel merito e nel dettaglio di questo sistema e del tema di oggi, Superbonus e CAM. Buonasera Alessia. Grazie Marco, grazie. Buonasera a tutti. Direi che Marco ha già fatto un'ampia descrizione di quello che andremo a affrontare con il webinar di oggi, quindi senza perdere troppo tempo, entriamo subito nel dettaglio. Ovviamente adesso farò una panoramica sull'azienda e sul sistema costruttivo, quindi come funziona, quali sono i suoi vantaggi per chi non ci conoscesse, per poi entrare nel vivo dell'argomento di oggi, ovvero il Superbonus 110, quanto Isotex ha da offrire in relazione a questo importante bonus di attualità. Allora, l'azienda Isotex, per chi non ci conoscesse già, è leader da oltre 35 anni nel settore del legno cemento, si occupa della produzione di blocchi castro e solai
in legno cemento. È un'azienda italiana che ha la sua sede a Poviglio in provincia di Reggio Emilia e opera dal 1985, quindi da oltre 35 anni commercializza, produce, commercializza blocchi cassero solai in legno cemento ed esporta attualmente in 14 paesi esteri, quindi abbiamo anche un certo panorama di commercializzazione al di fuori della nazione. E con Isotex sono state realizzate oltre 400.000 edifici ad oggi, di cui circa 80.000 in Italia. E detiene l'81% della quota di mercato del settore del legno e cemento sul panorama nazionale, quindi oltre a essere stata la pioniera nel settore del legno e cemento, è tuttora leader del settore stesso. Isotex da sempre ha investito notevolmente sui suoi processi di miglioramento del prodotto e in ricerca e sviluppo, cercando di essere sempre all'avanguardia e offrire prodotti comunque di alte prestazioni sotto molteplici aspetti che poi andremo a vedere più nel dettaglio, annoverando i diversi vantaggi che il sistema costruttivo di fatti offre. Come dicevo, la casistica di edifici realizzati con questo sistema costruttivo, che è un sistema costruttivo completo, visto che si compone sia di struttura verticale, blocchi cassero, sia di struttura orizzontale, pannelli solaio, solai, legno cemento. La casistica è molto vasta: di questi 400.000 edifici realizzati in tutto il mondo, 80.000 sono stati realizzati in Italia, e tra questi 80.000 troviamo edifici di diverso tipo e ubicati in diverse zone e condizioni climatiche. Infatti sono stati realizzati sia edifici pubblici, quali ospedali, caserme, scuole, quindi di diversa destinazione d'uso. E oltre a edifici residenziali, uso privato, che vanno dalla villetta singola, unifamiliare, fino alle ville a schiera, a veri e propri complessi residenziali, edifici condominiali e anche edifici a 6-7 piani in social housing. Qui potete vedere alcune foto di alcuni dei cantieri appunto, e delle strutture realizzate appunto con il nostro sistema costruttivo. Sistema costruttivo che sicuramente non è un sistema tradizionale, ma può essere definito certamente consolidato, visto che sono oltre 70 anni di esperienza in Europa e più di 35 in Italia, quindi sicuramente non tradizionale, ma al contempo consolidato. Nasce questo sistema costruttivo in Germania ed è utilizzato nei paesi del nord Europa a partire dal dopoguerra, mentre in Italia, come dicevamo, da oltre 35 anni, quindi c'è già uno storico abbastanza importante, oltre al fatto che comunque è un sistema che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti normativi, quindi sotto tutti gli aspetti si può definire un sistema consolidato. Per quanto riguarda i vantaggi, quindi perché utilizzare i prodotti Isotex, sia che si tratti di blocchi cassero in legno cemento o appunto solai, sempre in legno cemento. I vantaggi li trovate un po' riassunti in questa slide che li annovera. Primo tra tutti il fatto che si tratta di un sistema antisismico cosiddetto collaudato, consolidato. Per quanto riguarda le pareti, infatti la parte strutturale di parete è rappresentata dalla parete in cemento armato che viene gettata debolmente armata all'interno del cassero, che rappresenta quindi il vero nucleo portante strutturale della parete stessa. E accanto quindi al fatto che si tratti di un sistema antisismico che permette il fatto di realizzare delle strutture scapolari antisismiche impiegando sia i blocchi che i solai, troviamo altri vantaggi, tra cui il fatto di poter risparmiare in termini energetici, perché comunque soprattutto grazie agli inserti in EPS contenuti ad esempio nel blocco
come contenuti nei blocchi cassero che vengono usati perimetralmente, come si vede dall'immagine, è possibile garantire ottime prestazioni di isolamento termico, nonché ottime performance di inerzia termica grazie alla massa stessa della parete, a cui si accompagnano ottime caratteristiche di isolamento acustico, resistenza al fuoco, perché si parla di una classificazione RAE 120 per le pareti e 240 per i solai, quindi sicuramente notevole, e accanto al vantaggio di avere la garanzia di resistenza allo scoppio e peculiarità, una delle principali caratteristiche del nostro sistema costruttivo è proprio la facilità di posa. E proprio su questo vantaggio ci andremo a focalizzare tra un attimo, facendo vedere, come anticipava giustamente prima Marco, un video che riguarda proprio la posa sia dei blocchi che dei solai, per far capire meglio come funziona a livello cantieristico il nostro sistema costruttivo. Un altro vantaggio, sicuramente non di secondaria importanza, è l'aspetto ecologico, quindi dell'ecosostenibilità. I nostri prodotti, infatti, non contengono sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente. Quindi il materiale che viene, le materie prime che vengono utilizzate sono materie prime naturali. Per quanto riguarda la miscela di legno cemento, questa è appunto, come dice la parola stessa, composta da cemento, Portland, e legno che è al 100% legno di recupero, quindi proviene da una filiera di recupero, ma questo comunque non significa che si tratta di un legno di minori prestazioni, perché comunque la selezione che viene fatta sulla materia prima legno è una selezione accurata, viene utilizzato solamente legno di abete, e non trattato comunque con vernici o altre sostanze, diciamo, non naturali o comunque che potrebbero essere nocive. Quindi viene fatto un attento controllo sulle forniture e sulla materia prima in ingresso, appunto perché teniamo particolarmente all'aspetto dell'ecosostenibilità, e proprio in questi termini ISOTEX può vantare delle certificazioni importanti sotto l'aspetto appunto della sostenibilità ambientale, che qui andremo a vedere anche nel dettaglio in relazione al Superbonus 110, che è l'argomento di oggi. E accanto a questi vantaggi già elencati, troviamo poi un vantaggio che piacerà molto a chi ci sta ascoltando, ovvero la riduzione dei costi, perché velocità di posa significa anche una notevole riduzione dei costi, se si pensa appunto a una qualsiasi commessa, per poi completare questa lista di vantaggi che ISOTEX ha da offrire, con ottime performance anche di permeabilità al vapore, quindi benessere igrometrico all'interno dell'edificio. Quindi questa è un po' la raccolta di tutti i vantaggi correlati all'intero sistema costruttivo, sia blocchi che solai. Però per far capire meglio come funziona di fatti operativamente il nostro sistema costruttivo, a questo punto inviterei Marco a far partire il video relativo alla posa, in modo tale da presentare un po' meglio il sistema, ecco, per chi non ci conoscesse. Marco? Ecco, dovrebbe partire adesso. Ti ricordo di riattivarti l'audio quando do il play. Sì, perfetto, riattiva l'audio. Ok, Guarda un attimo, ti sento, ti sento. vediamo, un attimo solo, ok. Perfetto, allora, qui vediamo appunto la posa del primo corso di blocchi, che viene allettato su due corsi di malta, e la prima fila viene messa in bolla al fine di garantire la verticalità poi della parete che si sta andando a realizzare. Vediamo i ferri di chiamata in uscita dalla fondazione, questo per poter ancorare la parete ISOTEX alla fondazione appena realizzata. I blocchi possono essere agevolmente tagliati in cantiere, come si vede appunto con una lama verticale a seconda delle necessità. Vengono tutti forniti blocchi con lunghezza 50 e altezza 25, e possono essere agevolmente maneggiati, come si può vedere dall'operatore, visto che pesano sui 12-13 kg.
a seconda degli spessori. Quindi una volta realizzata la prima fila, le altre file vengono posizionate a secco con uno sfalsamento di mezzo blocco, ovvero 25 centimetri, e si prosegue in questo modo fino alla realizzazione di 6 file. Quindi con un'operazione molto semplice e veloce, difatti prosegue molto rapidamente la posa di parete. Detto questo, dopo ogni volta che si va a posizionare di fatto un corso di blocchi, all'interno centralmente nelle lunette viene posizionata l'armatura orizzontale, quindi ad ogni corso viene posizionata l'armatura orizzontale, dopodiché, come si può vedere in questo momento, l'armatura prosegue anche nell'angolo e per garantire la continuità di armatura nell'angolo viene effettuato questo scasso puntuale nel pezzo speciale denominato appunto angolo. Questo pezzo speciale angolo viene posizionato e sfalsato scambievolmente nelle due direzioni ortogonali di parete e accanto all'angolo viene posizionato questo altro pezzo speciale che serve a compensazione per poter riprendere la modularità di posa con uno sfalsamento di appunto mezzo blocco, ovvero 25 centimetri. Una volta realizzati i primi 6 corsi, quindi raggiunto circa 1,5 metri, viene effettuato il primo getto. Qui vediamo il getto effettuato appunto con la pompa. Il getto di calcestruzzo utilizzato deve essere fluido, con una granulometria al di sotto dei 16 mm. In questo caso, appunto, dicevo che il getto viene effettuato con la pompa, e nel momento di getto non c'è bisogno di puntellare i blocchi, comunque non si hanno degli spostamenti, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Dopodiché, una volta appunto gettato, quando il calcestruzzo è ancora fluido, viene inserita la barra di armatura, singola solitamente lungo lo sviluppo di parete, a passo 25, rafforzata eventualmente negli angoli. Qui vediamo un altro pezzo speciale invece che è il blocco spalla che viene ruotato verticalmente quando si tratta di realizzare, come in questo caso, gli architravi, mentre abitualmente viene utilizzato per creare le spalle di porte finestre. Tutti i pezzi speciali che Isotex ha da offrire servono sostanzialmente per garantire una coibentazione uniforme e quindi andare a eliminare i ponti termici. Un altro pezzo speciale molto importante della gamma è il blocco Correa, che vedete in questo momento, che viene tagliato a misura a seconda delle specifiche richieste. Serve per la coibentazione del cordolo di solaio e per realizzare poi successivamente il solaio senza bisogno di castellarlo. Qui vediamo quindi il secondo getto di calcestruzzo che viene fatto quando viene solitamente raggiunta la quota di posa solaio, quindi con 2 soli getti praticamente si arriva alla quota di primo impalcato. Una volta, come prima, una volta gettato il calcestruzzo, viene posizionata l'armatura verticale, qui vediamo il posizionamento dell'armatura singola a passo 25, una barra per ciascun pilastrino che si forma all'interno del cassero. L'armatura è consigliato venga vibrata, qui vediamo la vibrazione con un ago abbastanza grosso. Questo invece è lo schema di posa dei pannelli solaio che viene fornito eredato dal nostro ufficio tecnico, fornito assieme alla fornitura di pannelli solaio che vengono caricati su autotreno, ce ne sono circa 170-180 metri quadri. Appunto su autotreno, e una volta raggiunto il cantiere, i pannelli vengono posizionati garantendo un sormonto di circa 3-4 centimetri sulla costa, sulla cartella di legno e cemento della parete, in modo tale da avere continuità tra solaio e parete e quindi un'uniformità di coibentazione. I pannelli possono raggiungere delle luci massime sui 7 metri e mezzo, vengono forniti, come si vede, con già l'armatura al negativo e una volta posati vengono puntellati circa 1,5 m, 1,70 m. Inoltre, appunto, abbiamo la possibilità di fornire degli elementi ribassati che servono sostanzialmente per creare delle corre trasversali e rompitratta che vengono, come si vede, opportunamente armate e gli stessi elementi ribassati di fatti possono essere utilizzati anche all'estremità del pannello, di fatti per risolvere delle eventuali problematiche di taglio, quindi realizzare una sorta di fascia piena. Il solaio viene poi ultimato posizionando, come si vede, la rete e poi al di sopra della rete i monconi al negativo.
Una volta effettuate queste ultime operazioni, viene effettuato il getto di calcestruzzo che serve appunto per ultimare definitivamente il solaio. Così facendo, quindi utilizzando sia i blocchi che i solai, è possibile andare a realizzare appunto attraverso il nostro sistema costruttivo una struttura perfettamente scatolare e antisismica, avendo la garanzia comunque di avere al contempo delle ottime prestazioni anche a livello di coibentazione termica acustica, il tutto con delle pose, come potete aver visto, molto rapide, intuitive e veloci rispetto ad altri sistemi più tradizionali. Alessia, ti Detto ri riassegno il ruolo di relatrice in modo che tu sì. possa ricondividere nuovamente lo schermo. Nel frattempo ti chiedo una cosa, tu hai fatto vedere dei blocchi speciali per l'angolo, ci chiedono se possono essere utilizzati anche per i muri interni, per gli angoli dei Allora, muri. tra pareti interne però portanti. Sì, dicevano per evitare sostanzialmente il ponte termico, aspetta, perdon, che rileggo la domanda, di modo da garantire la continuità del pilastrino in calcestruzzo armato. Allora, sì, diciamo che tutti comunque i blocchi da gamma sono stati studiati appositamente per garantire comunque sempre la continuità verticale dei pilastrini che si formano appunto con il getto all'interno dei blocchi cassero. Quindi comunque tutta la gamma che Isotex offre ha questa finalità proprio per la conformazione stessa dei blocchi. Quindi comunque poi lì a seconda della commessa si valuta la tipologia di blocco maggiormente idonea. Però, ad esempio, come appunto hai citato giustamente tu, l'angolo che io ho fatto vedere come pezzo speciale per la parete perimetrale portante, nasce appunto per evitare, comunque tutti i pezzi speciali nascono per evitare i ponti termici e garantire una coibentazione uniforme, quindi anche i blocchi che vengono poi utilizzati internamente hanno tutti lo stesso comune denominatore in questi termini, quindi poi dopo lì a seconda della commessa anche insomma, l'ufficio tecnico gestisce tranquillamente situazioni di questo tipo. Perfetto, ti ringrazio e ti lascio proseguire. Grazie. Allora, come appunto anticipato, questa piccola panoramica sul sistema costruttivo per poterci inquadrare anche meglio, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi che verte sul Superbonus 110. Ovviamente, immagino che tutti voi conosciate abbastanza bene l'argomento. In questa prima slide quello che abbiamo fatto è stato un po' di raccogliere le ultime novità in termini di proroga del Superbonus 110, perché si sta parlando tanto in questi giorni dell'estensione di questo importante incentivo, visto che comunque l'argomento non sembra affatto chiuso, ecco, sicuramente ci saranno degli ulteriori sviluppi in termini di proroghe sulle scadenze. E quello che posso dire in questo momento è che comunque questo decreto legge 59 che è entrato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2021 ha disposto, come si può leggere, la proroga di questo bonus per i condomini ed edifici plurifamiliari al 31 dicembre del 2022. Se non più con quella clausola che prevedeva però di aver realizzato al 30 giugno dello stesso anno almeno il 60% dell'intervento che appunto è stato programmato, insomma, in programma. Per quanto riguarda invece questo limite invece del 60% rimane invece per le persone fisiche. Per gli istituti autonomi, case popolari ed enti similari, in questo caso la scadenza è stata spostata al 30 giugno 2023, mentre prima si parlava di 30 dicembre 2022, con la possibilità di un'ulteriore estensione al 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023, quindi dello stesso anno, è stato raggiunto comunque un avanzamento lavori per almeno il 60%, quindi se al 30 giugno 2023 sarà stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo, allora potrà essere la proroga al 31-12-2023. Quindi queste sono un po' le novità in merito all'estensione del Superbonus. Le altre validità invece
Per quanto riguarda le altre validità, rimangono in essere quelle che già appunto immagino che conosciate perché ripetute da tanto tempo. Il Superbonus 110 introduce due tipologie di intervento, interventi trainanti da una parte e interventi trainati dall'altra. Gli interventi trainati, come suggerisce il termine tecnico specifico, si configurano se solo se viene messo in essere, viene realizzato un intervento trainante. Infatti, gli interventi trainati possono essere realizzati se e solo se viene eseguito almeno un intervento trainante e questi interventi trainati devono essere eseguiti congiuntamente, quindi nello stesso tempo, nello stesso periodo dell'intervento trainante. E quello che però ci interessa in relazione al nostro sistema costruttivo, quindi che cosa si configura utilizzando i nostri prodotti, verte sugli interventi trainanti. Questo perché tra gli interventi trainanti, oltre alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, troviamo l'intervento di isolamento termico delle superfici opache e l'intervento di messa in sicurezza sismica, quindi sisma bonus con l'estensione della detrazione al 110. E sono proprio questi due interventi, isolamento termico delle superfici opache e intervento antisismico, che di fatti si configurano nel momento in cui si decide di utilizzare i nostri prodotti, ecco. Nello specifico, analizzando prima di tutto l'intervento di isolamento termico delle superfici opache, sono riportati in questa slide i massimali, la spesa massima prevista per questa tipologia di intervento, ovvero 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, 40.000 euro da moltiplicare per il numero di unità immobiliari più eventuali pertinenze che compongono l'edificio se lo stesso edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari, mentre se l'edificio ha più di 8 unità immobiliari, allora il calcolo da fare è 30.000 per il numero di unità appunto immobiliari che compongono l'edificio. E per rendere il tutto maggiormente chiaro, è stato riportato appunto nella presente slide un esempio concreto di edificio composto da 15 unità immobiliari per il quale è possibile individuare in relazione a questo tipo di intervento un massimale di spesa di 530.000 euro. Questo perché il calcolo che c'è da fare è 40.000 per 8, visto che 8 è il numero massimo di unità immobiliari associate al limite di spesa di 40.000 euro, più i 30.000 da moltiplicare per le unità immobiliari ottenute per differenza tra 15 e 8. Quindi totale unità immobiliari meno 8, il risultato per 30.000. Questo è un chiarimento che insomma, è bene precisare in relazione agli importi riportati. L'altro intervento che si configura utilizzando il nostro sistema è l'intervento antisismico, perché un po' come presentato prima nella parte preliminare di descrizione dei prodotti e soprattutto dei loro vantaggi, costruire con Isotex significa comunque costruire delle strutture antisismiche. E quindi l'altro intervento che si mette in essere è proprio quello antisismico, o nella formula della demolizione e ricostruzione o nella formula di adeguamento sismico, quindi lasciando in essere l'edificio esistente e andandolo ad adeguare sismicamente, con il vantaggio ulteriore di, mentre lo adeguo sismicamente, avere anche la garanzia di migliorarne le prestazioni in termini di isolamento termico, proprio perché c'è questo duplice vantaggio intrinseco alla tipologia costruttiva stessa. E in questo caso, per quanto riguarda gli interventi antisismici, il massimale è 96.000 per unità immobiliare per ciascuno.
un anno. E cosa importante è che ovviamente, visto che con Isotex si aprono di fatti due strade, quella dell'isolamento termico e quella dell'intervento antisismico, in questo caso il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno dei due interventi che si configurano. In questa slide si è cercato di riassumere brevemente quindi quali sono le possibilità decidendo di utilizzare appunto la nostra tecnologia. Da una parte, sulla sinistra, vediamo un esempio di demolizione e ricostruzione. Quindi demolisco e ricostruisco quel sistema Isotex e di conseguenza si configura la possibilità di accedere all'intervento di isolamento termico delle superfici opache con detrazione 110 e al contempo l'intervento antisismico mediante la formula appunto di demolizione e ricostruzione. L'altra possibilità invece diciamo innovativa perché è una soprattutto sotto l'aspetto sismico insomma, è nata da poco ma allo stesso tempo ha delle basi molto forti perché c'è già uno studio importante dietro è la possibilità di adeguare come dicevo prima gli edifici esistenti quindi lasciare l'edificio in opera e andare a consolidarlo sia da un punto di vista strutturale antisismico sia da un punto di vista energetico e andando a costituire così due interventi, l'intervento sempre di isolamento termico delle superfici opache perché questo è correlato infatti all'inserto al blocco cassero con l'inserto in EPS presente al suo interno e dall'altra parte sotto l'aspetto strutturale antisismico l'intervento di adeguamento sismico come normato dalle normative tecniche attualmente in vigore del 2018. Adesso andremo a vedere più nel dettaglio di che cosa si tratta esattamente visto che è un aspetto abbastanza nuovo. Prima però di arrivare a questo argomento, riassumiamo in questa slide un po' chi sono i soggetti beneficiari del Superbonus 110, chi può infatti beneficiare di questa detrazione e quali possibilità ha in relazione alla spesa che deve sostenere. Allora, per quanto riguarda chi ne ha diritto, quindi, come appunto indicato, ritroviamo i condomini. Nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa autoprofessione per quegli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario in comproprietà, le persone fisiche, basti che siano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, altre professioni sulle singole unità immobiliari su cui si deve andare a eseguire l'intervento, gli interventi autonomi sulle case, gli istituti autonomi, scusate, case popolari, gli IACP, di cui abbiamo visto prima la proroga di estensione di validità del superbonus, le cooperative di abitazione, le organizzazioni non lucrative, le associazioni e società sportive. Questo per ricordare chi ha diritto a questo, ad oggi, a questo importante bonus. Le possibilità che questo superbonus offre, inoltre, tra le possibilità vi sono due forme di due possibilità di cessione del credito d'imposta da parte del beneficiario. La prima è di cedere il credito a un concessionario, banca, impresa, intermediario finanziario che sia, oppure cedere il credito all'impresa che effettua i lavori o ai fornitori sotto forma di sconto in fattura. E per essere chiara ed esaustiva in questi termini, Isotex come fornitori ad oggi non permette di cederle diciamo il credito, visto che questa è una postilla comunque doverosa. E detto questo, entriamo nel vivo di che cosa però richiede il superbonus per poter beneficiare di questa detrazione del 110 in relazione a quelle due tipologie di intervento trainante viste prima, isolamento termico delle superfici opache da una parte e intervento di messa in sicurezza sismica dall'altra.
Allora, qui in questa tabella trovate un po' raccolti quelli che sono i requisiti associati a ciascuno dei due interventi che si configurano utilizzando il nostro sistema costruttivo. Partiamo dall'intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache. Correlato a questa tipologia di intervento che è introdotto dal decreto rilancio come intervento trainante, vi è la richiesta di innanzitutto andare a pavimentare almeno il 25% della superficie opaca, dove per superficie opaca si intende sia la superficie opaca verticale sia la superficie opaca orizzontale, quindi a chiusura dell'involucro. Oltre a questo requisito di almeno il 25% di superficie da pavimentare, vi è il fatto di dover rispettare i requisiti minimi, quindi oltre ai requisiti minimi di legge, sono stati introdotti degli ulteriori requisiti, soprattutto per quanto riguarda, basti pensare alle trasmittanze, ulteriori requisiti associati proprio a questo, richiesti per poter accedere a questo importante incentivo, che sono i requisiti introdotti dal decreto del 6 agosto 2020 e decreti del MISE, quindi introdotti ad agosto, entrati in vigore ad ottobre. Che hanno introdotto dei nuovi, ad esempio, qui vedremo dei nuovi valori di limite di trasmittanza, sia per le strutture orizzontali che verticali. Altro requisito necessario è il rispetto del decreto CAM, che molti di voi conosceranno perché è in vigore dal 2017 per gli appalti pubblici, e che viene richiamato dal Superbonus 110 nello specifico per i materiali isolanti. E quindi vedremo più nel dettaglio che cosa significa rispettare i CAM in relazione ai materiali isolanti per accedere al Superbonus e quello che Isotex ha da offrire in questi termini. Oltre a questi primi tre requisiti, troviamo poi l'obbligo, la necessità di dimostrare il doppio salto di classe, quindi dimostrare che tra lo stato di fatto e tra lo stato ante operam e lo stato post operam avviene un doppio salto di classe energetica. Cosa che vedremo più nel dettaglio e che viene infatti dimostrata attraverso gli APE cosiddetti convenzionali, perché vengono redatto uno ante operam e uno relativo invece alla struttura all'edificio post operam, appunto per dimostrare questo doppio salto di classe richiesto, almeno che non si sia già in penultima classe, quindi sia possibile solo il salto alla classe immediatamente superiore. Infine, il fatto che debba essere presente un impianto di riscaldamento attivo o attivabile all'interno dell'edificio al suo stato di fatto. Tra invece i requisiti sotto l'aspetto antisismico e quindi strutturale, troviamo il requisito di mettere in essere l'intervento in zona sismica 1, 2 oppure 3. Quindi sostanzialmente sono escluse le zone sismiche 4. Le due indicazioni degli studi riportati sotto alla tabella sono di fatto i due studi che Isotex ha deciso di commissionare esternamente all'azienda, a due istituti, comunque istituto associazioni di eccellenza nel proprio campo, appunto per dare maggiormente supporto ai tecnici sia per quanto riguarda l'aspetto energetico sia per quanto riguarda l'aspetto sismico strutturale. E questi due studi in particolare sono uno studio redatto da AINT, che è l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico, che ha svolto questo studio analizzando due casi di demolizione e ricostruzioni per mettere in evidenza il doppio salto di classe che si può facilmente raggiungere utilizzando il nostro sistema costruttivo e come il salto di classe migliori sempre di più via via con altri interventi di tipo energetico a corollario, quindi anche trainati. E dall'altra parte invece troviamo un secondo studio commissionato all'Università di Pavia e in particolare al professor Alberto Pavese,
il quale si è occupato di redigere una relazione che vuole essere un po' una sorta di relazione a titolo di esempio per i tecnici che si trovano a voler affrontare un intervento di adeguamento sismico mediante esoscheletro Isotex, e vedremo più nel dettaglio che cosa si intende per esoscheletro Isotex e che cosa contiene di fatti questo studio. Entrambi gli studi comunque verranno analizzati tra poco in modo da presentarveli. Poi, come tutta la nostra documentazione, è a disposizione dei tecnici e di chi volesse appunto visionarla, e dopo dirò brevemente come fare per poter richiedere questi studi, queste relazioni che sono state svolte. Andando ad analizzare un po' più nel dettaglio, quindi i requisiti che abbiamo visto qui tabellati, partiamo con il rispetto dei requisiti minimi in relazione a cosa è richiesto come limite di trasmittanza. Perché per poter accedere al Superbonus 110, accanto ai requisiti minimi di legge, previsti dal decreto ministeriale del 2015, come riportato in tabella, dal 6 ottobre 2020, ovvero quando sono entrati in vigore quei decreti di fatti di requisiti minimi per le detrazioni, quindi accanto ai requisiti minimi di legge, per svolgere interventi di 110 post 6 ottobre 2020 è necessario rispettare i limiti di trasmittanza riportati nel decreto del 6 ottobre 2020. Infatti, il calcolo della trasmittanza, secondo la UNI 6946, avviene in questo modo, ovvero i limiti di trasmittanza per le detrazioni, quindi per poter accedere al 110 e ai suoi quindi interventi di 110, sono da calcolare in accordo con la norma 6946 UNI, se, al netto dei ponti termici, e i valori di trasmittanza, i limiti di trasmittanza richiesti per poter beneficiare degli interventi introdotti col decreto rilancio, quindi del Superbonus 110, sono riportati in queste due tabelle, sia per quanto riguarda le strutture o parco orizzontali, siano esse di copertura o di pavimentazione, quindi in relazione ai solai, sia per quanto riguarda le strutture o parchi verticali, quindi facendo riferimento nel nostro caso, nel caso della nostra tecnologia, ai blocchi. Per quanto riguarda invece il requisito del rispetto del decreto CAM del 2017, vediamo un pochino meglio cosa Isotex ha da offrire appunto per dimostrare questo importante requisito che viene richiesto sui materiali isolanti. Come detto prima, i nostri blocchi cassero, così come una tipologia specifica di solai che abbiamo a gamma, presentano degli inserti in EPS. Ad oggi presentavano degli inserti, fino ad oggi si trattava di inserti in EPS Neopor, e dal 1° di marzo 2021, per quanto riguarda il contenuto di riciclato presente all'interno dei nostri inserti, c'è stato un piccolo ma molto significativo cambiamento, perché grazie alla partnership che la nostra azienda ha con BASF, che è fornitore della materia prima che viene utilizzata per appunto gli inserti isolanti introdotti nei nostri prodotti, si è deciso di aderire a questo importante progetto associato all'impiego di Neopor BMB. Cosa significa BMB? BMB sta per Biomass Balance Method. Biomass perché questa materia prima che viene utilizzata appunto per la produzione degli inserti in EPS contenuti nei nostri prodotti, di fatto è una materia prima che non ha origine dalle risorse fossili, che come tutti di voi saprete,
tutti voi saprete, non sono rinnovabili, sono delle risorse finite e che tra l'altro comportano un notevole consumo e soprattutto di emissioni di gas serra e CO2. Quindi al fine di rendere ancora più sostenibili i nostri inserti, Isotex ha deciso di utilizzare all'interno come materia prima per la produzione degli inserti nei propri prodotti, il Neopor BMW, che è certificato secondo lo schema Remade in Italy, quindi c'è un ente esterno che certifica il tenore di riciclato, e la caratteristica peculiare di questa innovativa materia prima che viene aggiunta al Neopor tradizionale è il fatto di andare ad abbattere sensibilmente le emissioni di CO2, quindi ridurre le emissioni del gas serra e quindi contrastare di fatti il cambiamento climatico, oltre al fatto di, cosa non trascurabile, di rispettare quanto richiesto pienamente dal decreto CAM in relazione al 110. Per potervi spiegare meglio di fatti da dove, come funziona questo Neopor BMW e da dove deriva, come viene aggiunto e quali sono i suoi vantaggi, adesso andrò a presentarvi, farvi vedere un video di appunto BASF, di questo nostro partnership, che andrà a chiarire meglio alcuni di questi concetti che ho appena introdotto. La cosa importante è che questo Neopor, il concetto fondamentale che deve passare è che questo Neopor BMW deriva da biomassa, quindi invece che utilizzare delle risorse fossili si parte da rifiuti organici, quindi difatti si va a preservare utilizzando rifiuti organici e trasformandoli, si va a preservare invece le risorse fossili che, come tutti voi saprete, insomma, è bene preservare il più possibile e utilizzare il meno possibile anche in funzione delle emissioni dei gas serra. Vediamo ora questo breve video di BASF, sperando che possa chiarire ancora meglio quanto introdotto. Faccio partire il video. Sì, approfitto Alessia per dirti che dobbiamo un po' velocizzare poi sulle prossime slide, così andiamo nel dettaglio Certo. Sì. Le risorse fossili sono limitate e ridurne l'uso contribuirà a contenere i gas serra. Per questo siamo sempre alla ricerca di soluzioni alternative. Una di queste sono le biomasse, una fonte rinnovabile che può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 partendo anche dai rifiuti organici. Sembra quasi troppo bello per essere vero. L'utilizzo di materiali di origine biologica nei tuoi processi produttivi può infatti risultare complesso. E per molti prodotti le risorse fossili continuano a rimanere fondamentali. Per questo, BASF ha sviluppato il Biomass Balance Approach. Grazie a noi potrai usare una maggiore quantità di biomassa sostenibile all'interno della tua catena produttiva senza alcun intervento sui processi. Questo perché il cambiamento parte proprio dalla produzione delle nostre materie prime. A te la scelta: preferisci che usiamo risorse fossili o biomassa, o forse un po' di entrambi. Da parte tua la scelta è davvero semplice. Dal momento che il cambiamento parte dalle nostre materie prime, può essere difficile verificare che le biomasse che noi utilizziamo finiscano direttamente nei tuoi prodotti. Ma è un ente terzo a garantire che sono state utilizzate fonti rinnovabili per i prodotti che hai acquistato e a certificare il risparmio. Tutte le risorse fossili risparmiate potranno rimanere là dove sono. Pensa all'elettricità verde. In questo caso paghi per le fonti di energia sostenibile, ma non tutta l'energia che ricevi deriva da una pala eolica. Ma in questo modo contribuisci comunque ad un futuro sostenibile. Vuoi ridurre anche tu le emissioni di gas serra e preservare le risorse limitate? Oggi puoi farlo, grazie al Biomass Balance Approach. BASF. We create chemistry. Bene. Spero che questo video abbia chiarito meglio il concetto.
Quindi in questa slide vediamo un po' raccolti i vantaggi che dicevamo prima, quindi il fatto di poter aggiungere Neopor BMB potenzialmente fino al 100%, fino a creare un inserto 100% riciclato, quindi questo permette a Isotex difatti di essere sempre al passo con le richieste in funzione degli sviluppi che potranno esserci sul decreto CAM e dei limiti delle percentuali richieste, oltre al fatto di risorse fossili primarie e ridurre sensibilmente le emissioni di CO2. Questo che vedete è il certificato con cui Isotex va ad attestare la rispondenza ai CAM, quindi premettendo che non esiste un vero e proprio certificato CAM, ma esiste una serie di certificati riconosciuti all'interno dei CAM per asseverare, dimostrare il tenore di riciclato del materiale isolante. Ecco, questo è il certificato che Isotex mette a disposizione, lo trovate anche sul sito, per dimostrare la rispondenza ai CAM per i materiali isolanti. A corredo del tema di sostenibilità ambientale, ripercorrendo velocemente le altre certificazioni che Isotex mette a disposizione, troviamo l'EPD, che sono le dichiarazioni ambientali di prodotti tipo 3. L'intera gamma di prodotti Isotex ha queste dichiarazioni che sono riconosciute all'interno del decreto CAM e praticamente valutano l'impatto ambientale attraverso una valutazione del ciclo di vita, quindi una valutazione tipo LCA che permette di valutare appunto l'impatto ambientale non solo legato al processo produttivo, ma anche all'inizio e alla fine dello stesso. E nell'EPD, infatti, è contenuta, ad esempio, l'indicazione del fatto che utilizziamo, come ad esempio come legna, il 100% di legna di recupero, come anticipato inizialmente tra i vantaggi della tecnologia. E accanto all'EPD troviamo poi altre certificazioni in tema di ecosostenibilità, che sono la certificazione per la bioedilizia e appunto il riconoscimento di crediti LEED, quindi i prodotti Isotex rispondono agli standard ICEA appunto per la certificazione della bioarchitettura, quindi questo perché utilizziamo materie prime naturali, come vediamo 100% legna riciclata di abete e cemento Portland, e non ci sono sostanze nocive né per la salute umana né per l'ambiente. Entriamo nel vivo dei casi studio di cui parlavo prima, di cui ho anticipato prima. Allora, partiamo con il discorso del doppio salto di classe. In relazione quindi all'intervento di isolamento termico delle superfici opache, Isotex ha commissionato ad ANIT la redazione di questo studio che analizza due casi ipotetici di demolizione e ricostruzione, e ciascuno di questi due casi esempio di demolizione e ricostruzione sono stati ipotizzati come zona di realizzazione in ciascuna delle tre zone climatiche che vedete elencate. Un primo caso, infatti, analizzato è il caso di villa unifamiliare monopiano, che si è ipotizzata essere realizzata rispettivamente in zona climatica E, D e C, ovvero Milano, Roma, Cagliari. E un secondo studio poi è stato fatto invece su una villa. Un caso invece di villa schiera, quindi difatti una casa con tre piani in elevazione, e anche in questo caso il caso in oggetto è stato studiato per ciascuna delle tre zone climatiche precedentemente individuate per l'altro caso. Vediamo qui i risultati del caso della villa unifamiliare, proprio a titolo di esempio. Poi ovviamente invitiamo chi è interessato a richiederci di fatti la relazione. Queste tre tabelle riportano i risultati relativi ciascuno a ognuna delle tre zone climatiche analizzate, quindi partendo da uno scenario pre-intervento con una classe energetica rispettivamente F e E, vediamo che le successive righe sono di fatti ciascuna corrispondente a una simulazione differente dove di volta in volta è stata fatta variare la tipologia di blocco Isotex e via via aggiunti altri interventi a corredo, insomma, trainati, come il fatto di andare a cambiare ad esempio i serramenti oppure
oppure mettere uno strato di isolamento contro terra nell'interrato, visto che la villa unifamiliare si compone, il caso studio di villa unifamiliare si compone di un interrato e di un piano fuori terra, la presenza di l'inserimento di un impianto di riscaldamento con pompa di calore, presenza, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, quindi vediamo come è possibile andare a individuare il blocco Isotex necessario per soddisfare ampiamente il discorso del doppio salto di classe correlato all'intervento di isolamento termico. Guardando qui la relazione più nel dettaglio, troverete la spiegazione di tutti questi risultati, ma come risulta abbastanza intuitivo, si passa quantomeno da una classe F a una classe A1, per poi arrivare con pochi interventi a corredo del semplice impiego del blocco Isotex idoneo ha una classificazione NZEB, quindi di fatti un edificio dal punto di vista energetico a consumo zero, a consumo quasi nullo. Quindi questo è un po' lo studio che è stato svolto da ANIT questo è l'altro esempio che anticipavo prima, quindi villa unifamiliare a tre piani, ipotizzata anche questa volta nella zona di Milano, Roma, Cagliari, quindi analizzando tre diverse zone climatiche, e anche qui possiamo vedere i risultati e quindi l'individuazione della tipologia di blocco necessaria per soddisfare i requisiti richiesti dall'incentivo del 110. E l'ultima riga, l'ultimo scenario che vedete riportato in ciascuna delle tabelle presentate, di fatti rappresenta un po' l'analisi che va, si vuole far vedere con quest'ultimo scenario praticamente l'ottimo, ovvero cosa succede utilizzando il nostro blocco top di gamma, ovvero il blocco 4420, quindi che cosa è possibile ottenere in termini di vantaggi di prestazione energetica globale per l'edificio utilizzando il blocco top di gamma. E questo per quanto riguarda lo studio appunto fornire per, come supporto ai termotecnici, soprattutto a chi si trova ad affrontare la parte energetica, quindi l'intervento di isolamento termico. Per quanto invece riguarda la parte strutturale, presentiamo oggi il caso studio redatto dall'Università di Pavia e in particolare dal professore Alberto Pavese, che ha preso in esame un edificio multipiano telaio UCA, ubicato nella zona dell'Aquila, quindi in provincia dell'Aquila, e realizzato negli anni 70, quindi si è scelto un caso studio comunque abbastanza impegnativo appunto per fornire una relazione comunque importante e quanto più possibile esaustiva per i professionisti che si trovano ad analizzarla. L'intervento che si configura è un intervento di adeguamento sismico, quindi normato al capitolo 8 delle normative tecniche in vigore, e l'adeguamento sismico si mette in essere, si realizza creando questo esoscheletro Isotex, così l'abbiamo denominato, che consiste nell'andare a realizzare una parete continua perimetrale in accosto alla parete perimetrale esistente, stando lato esterno, andando in aderenza e vincolandosi alla struttura esistente, si va a creare questo esoscheletro in Isotex che permette non solo di arrivare ad adeguare l'edificio esistente, ma allo stesso tempo avere la garanzia di coibentare termicamente e quindi configurare anche l'intervento di isolamento termico che comunque è intrinseco nella tecnologia stessa, nel prodotto stesso che Isotex offre. L'esoscheletro viene realizzato su tutta l'altezza dell'edificio, quindi si parte da quota fondazione realizzando la sua fondazione, che ovviamente sarà vincolata a quella esistente, andando così anche ad integrarla, visto che spesso nelle strutture esistenti i sistemi fondali sono alquanto carenti. Dopodiché si realizza la parete per tutta l'altezza dell'edificio e la si va a vincolare in diversi punti che poi andremo a vedere nel dettaglio.
realizzare un adeguamento sismico con però, le Alessia, hai fatto accenno proprio al tema delle fondazioni e ci chiedono quali sono le tecniche di intervento che consigliate di fare proprio per collegare il vostro sistema con le fondazioni esistenti. Allora, principalmente come strategia, poi chiaro che ogni caso sull'esistente dare una strategia unica per tutto, difatti risulta infattibile perché il panorama esistente è troppo vasto e troppo diversificato, ma fatta questa premessa, per collegamenti intendiamo delle connessioni di tipo metallico, quindi saturate con delle resine, quindi si vanno a posizionare dei connettori che poi con una fase di getto della fondazione nuova per la parete Isotex, per l'esoscheletro Isotex, permettono di creare una sinergia tra esistente e rinforzo mediante Isotex. Quindi questa è un po' la filosofia, il minimo comune denominatore, ecco, per dare un'indicazione a grandi linee. Poi ripeto, nel dettaglio andrà più, bisogna sviscerare caso per caso. Spero di aver risposto alla domanda. Riporto brevemente i vantaggi. Allora, perché realizzare questo esoscheletro Isotex, quindi adeguare sismicamente con l'esoscheletro? Allora, innanzitutto perché rispetto ad altre tipologie di intervento, lavorando lato esterno alla struttura esistente, quindi andando a creare questo involucro, questo esoscheletro, si opera principalmente lato esterno, quindi questo non vincola obbligatoriamente chi abita l'edificio esistente a doversi trasferire per un arco di tempo casomai prolungato, comunque non essere per forza obbligati a dover traslocare perché il cantiere va obbligatoriamente a interessare anche i locali interni dell'edificio esistente. Poi è chiaro che bisognerà valutare se ci sono altre criticità locali interne, però tendenzialmente con questa tipologia di intervento si opera sull'esterno e quindi il vantaggio di essere quanto più possibile meno invasivo, poco invasivo. Con un'operazione sola, come dicevo prima, configurare sia un intervento che porta ad adeguare sismicamente la struttura esistente, quindi portarla a dei livelli di struttura nuova, perché adeguare vuol dire un po' questo, e allo stesso tempo utilizzando i blocchi cassero Isotex, difatti configurare un cappotto protetto e quindi avere anche l'accesso comunque all'intervento di isolamento termico della superficie opaca. Terzo vantaggio, rapidità di realizzazione, perché è intrinseca al sistema costruttivo stesso, la velocità di posa e di realizzazione della parete fa sì che anche se siano da realizzare delle connessioni, comunque la tecnologia è molto molto veloce con delle operazioni semplici, per cui sicuramente questo è di notevole vantaggio. E infine, come dicevamo un po' prima, il fatto di avere questi nuovi inserti con materia prima all'interno NeoPort BMW permette di essere tranquilli dal punto di vista del rispetto dei CAM e quindi soddisfare anche tutti quei requisiti associati alla parte di intervento energetico. Che cosa fa esattamente questo studio? Che cosa dice in breve questa relazione che è stata redatta dall'Università di Pavia? Quello che è lo scopo finale associato alla creazione di questo esoscheletro Isotex è quello di adeguare quindi sismicamente l'edificio, oltre a poi ventarlo. Cosa vuol dire adeguare sismicamente? Vuol dire fare in modo di far portare i carichi gravitazionali in gran parte alla struttura esistente, in modo tale che la struttura esistente, salvo delle eventuali carenze statiche importanti, comunque si trovi a dover portare il peso, il carico verticale. Dall'altra parte, fare in modo che l'azione orizzontale, che è la vera problematica in caso di evento sismico, ed è sicuramente un carico non stabilizzante, fare in modo che i carichi sismici, l'azione orizzontale, venga presa dall'esoscheletro Isotex.
Quindi questa è un po' la finalità dell'intervento. Cosa è stato fatto? Sono stati fatti due modelli, di fatti, per arrivare a effettuare poi le verifiche e a dimostrare l'adeguamento. Due modelli. Il primo, che prende in esame la semplice struttura esistente, che è stata modellata mediante un progetto simulato, visto che si tratta comunque di una struttura degli anni 70, come dicevamo prima. E poi è stato creato un modello composto che vede sia quindi la struttura esistente, sia la struttura Isotex, quindi l'esoscheletro Isotex, in cui la connessione tra le due strutture difatti è stata creata a livello di modellazione attraverso dei link rigidi. Quindi simulando le connessioni tra struttura esistente e esoscheletro Isotex con questi link rigidi. Poi, per quanto riguarda il fattore di comportamento utilizzato per la struttura composta esistente più Isotex, si è utilizzato un fattore di comportamento Q uguale a 3, di cui poi vedremo più nel dettaglio nel prossimo webinar con l'ingegner Paterlini, questo tema del fattore di comportamento e delle prove che sono state fatte a riguardo. E per quanto riguarda invece le verifiche di utilità del telaio, invece cautelativamente un Q uguale a 2. Per quanto riguarda le connessioni, come anticipato prima attraverso la domanda che mi è stata posta, le connessioni, per connessioni si intende delle barre di armatura di fatti che permettono di andare a solidarizzare la struttura esistente, la parete esistente alla parete Isotex. Queste fondazioni, poi a seconda del caso, sarà da valutare ovviamente tutta la complessità associata al caso stesso. Comunque, in linea di massima, possono essere previste a livello di fondazione per creare un'unica fondazione, appunto sia per la parete che per la struttura esistente, a livello di impalcato, quindi agganciandosi ai cordoli di piano, alle strutture in elevazione, quali appunto in questo caso, ad esempio, i pilastri, i cordoli e le travi, visto che il caso studio analizzato è un telaio in cemento armato, ma la logica potrebbe essere estesa anche per edifici in muratura, nonché pannelli di tamponatura, che sappiamo essere molto vulnerabili al ribaltamento, ad esempio, e quindi sia per quanto riguarda i fenomeni di ribaltamento, sia per quanto riguarda fenomeni di martellamento, visto che abbiamo due pareti in aderenza, è bene predisporre queste connessioni appunto per far lavorare le due pareti in sinergia, come se si trattasse di un unico corpo parete. Qui presentiamo brevemente con uno schema quella che può essere l'idea di connessione, localizzazione delle connessioni. Poi è chiaro che nella relazione che invito a chiederci tramite il nostro sito ci sono delle indicazioni proprio tecniche su come calcolare il passo delle connessioni, il numero di connessioni necessarie per creare questo vincolamento tra parete esistente e parete esoscheletro Isotex. Quindi questo è per dare un'idea di quello che è lo sviluppo che poi potete ritrovare più nel dettaglio nella relazione. Però ci tengo a presentarvi andando verso la conclusione della presente relazione, quello che è un po' il risultato interessante. Infatti, ovviamente con questa relazione è stato dimostrato l'adeguamento secondo appunto quanto richiesto dal capitolo 8 delle normative tecniche. Però come dato sensibile che mi preme sottolineare, vi è il fatto che grazie alla creazione di questo esoscheletro Isotex, per il caso che si è analizzato, la deformazione della struttura esistente, come si può vedere da questi due grafici, è diminuita in media dell'85%, con una riduzione del taglio alla base del 71%, e come si vede in particolare nel secondo grafico, quello di destra, lo spostamento interpiano con il rinforzo mediante esoscheletro Isotex è arrivato addirittura a valori inferiori allo 0,1%. Quindi
Questo per presentare in breve quelli che sono stati un po' i risultati in termini di deformabilità, perché quando si parla di evento sismico, comunque il discorso della deformabilità a causa dell'azione orizzontale generata dal sisma è un aspetto molto, molto importante. Quindi questo per presentare e incuriosire un po' i partecipanti di oggi. Termino l'argomento del Superbonus 110 con la nostra proposta come, di ripartizione dei costi tra intervento di isolamento termico e intervento di messa in sicurezza sismica, quindi tra Ecobonus 110 e Sisma Bonus 110, denominiamoli così. Allora, per quanto riguarda il blocco cassa. Alessia, scusa, prima che ti faccio entrare proprio su questa parte, è se Grazie. posso effettivamente ripartire i costi in parte sull'ecobonus e in parte sul sisma bonus. Esatto, sì, perché come presentato all'inizio, quando appunto quando ho parlato degli interventi trainanti, di fatto utilizzando il nostro sistema, che, di fatto si configura la possibilità di accedere a questi due interventi che il 110 presenta. L'intervento di isolamento termico delle superfici opache, Ecobonus 110 da un lato, e l'intervento di messa in sicurezza sismica, Sisma Bonus 110 o con la formula della demolizione e ricostruzione o con la formula dell'adeguamento sismico che abbiamo appena visto grazie allo studio dell'Università di Pavia. Questo perché comunque per quanto riguarda la parete, Isotex, la parte strutturale portante della stratigrafia di parete è rappresentata dalla parete stesa debolmente armata, quindi dalla parete in CA che si trova all'interno dei blocchi cassero. Quindi quello che la nostra azienda propone come ipotesi, come proposta, insomma, di ripartizione dei costi è un po' quello di andare ad imputare alla parte di Ecobonus l'intero blocco cassero, quindi legno, blocco cassero in legno cemento con già l'inserto in EPS, perché nonostante l'EPS sia preponderante, comunque molto incisivo in termini di isolamento termico, il materiale legno cemento per la sua peculiarità, proprio per la sua composizione, contribuisce comunque sensibilmente all'isolamento termico e quindi per cercare di tenere quanto più possibile distinte la componente strutturale di stratigrafia di parete dalla invece parte coibentante di isolamento termico, la proposta appunto si pronuncia in questi termini, ovvero nella parte eco, blocco cassero Isotex, legno cemento più EPS e una quota parte di posa in opera imputabile alla posa del blocco cassero e per esclusione dall'altra parte, quindi lato sisma bonus, diciamo così, annoverare calcestruzzo armatura e la quota parte di posa di parete Isotex imputabile alla realizzazione della parete in CA estesa debolmente armata, così come siamo riconosciuti anche all'interno delle normative tecniche. Questo per quanto riguarda i blocchi, quindi le pareti Isotex. Per quanto riguarda i solai, qui vediamo invece l'esempio del solaio S39, che è il solaio più performante della nostra gamma e è anche quello che permette di fatti il duplice incentivo, nel senso che questo solaio viene utilizzato tipicamente in divisione tra locale freddo e locale caldo oppure in copertura, quindi andando a racchiudere l'involucro riscaldato, di fatti permette di poter beneficiare dell'intervento di isolamento termico delle superfici opache, quindi intervento di Ecobonus col 110 trainante. E in questi termini, quindi andare ad asseverare sotto la voce di Ecobonus, in questo caso gli inserti che troviamo introdossi in EPS e la quota parte di posa imputabile relativa appunto agli inserti, mentre andare a imputare alla parte sismica tutto il resto, cioè il pannello solaio in legno cemento, calcestruzzo armatura e la restante quota parte di costo di posa del solaio, quella imputabile alla posa del pannello in legno cemento. Per quanto riguarda invece gli altri solai da gamma, per chi già ci conoscesse un pochino,
sa già che gli altri pannelli solari invece non presentano inserti in EPS, ma sono semplicemente dei pannelli legno cemento. Ecco, visto che tipicamente invece questi vengono utilizzati per solai interpiano, come solai interpiano, in questo caso l'indicazione, la proposta della nostra azienda è quello di imputarli nella parte sismica, visto che quello è la tipologia anche di intervento che è possibile utilizzare in relazione appunto a dove poi vengono effettivamente impiegati. Quindi questa è un po' la nostra proposta, come azienda ci sentiamo di promuovere. E, per quanto riguarda, ultima cosa, il discorso di asseverazione dei costi e quindi dimostrare la congruità dei prezzi per il super bonus, come noi siamo presenti su molti prezzi regionali e quello che posso dire un po' per tutti coloro che ci stanno ascoltando è che comunque siamo presenti sul prezzario DEI, che è il prezzario nazionale, perché del genio civile, e in particolare siamo presenti sia nel prezzario nuove costruzioni sia nel prezzario recupero di struttura e manutenzione, sempre con delle voci di prezzo aggiornate, perché trasmettiamo periodicamente i nostri listini, i nostri costi in corso di validità, e in ciascuno di questi due prezzari noi siamo presenti sia con i blocchi che con i pannelli, sia con una voce blocchi che con una voce pannello solaio, sia il capitolo materiali sia il capitolo opere compiute, quindi ci potete tranquillamente ritrovare all'interno del prezzario DEI. Ecco, questa è una precisazione che ci teniamo a fare, visto che tanti tecnici me lo chiedono. Io con questo avrei concluso, ovviamente vi invito a partecipare ai prossimi nostri webinar, e se ci sono delle domande sono a disposizione. Marco, dimmi pure. Sì, Alessia, allora, domande ce ne sono e anche tante, perché come puoi immaginare, quando si apre, diciamo, il vaso di Pandora legato al super bonus, arrivano tante domande. Ci sono molti casi specifici, io avviso magari già i nostri professionisti che questi casi specifici però li demando a una risposta in un secondo momento in separata sede all'azienda. Gireremo le vostre domande, i vostri contatti, di modo che possano poi nei prossimi giorni dare risposta. Vado invece con alcune domande che sono un po' più di carattere tecnologico, definiamolo un po' così. Allora, partirei da questa applicazione con Esoscheletro, che è l'ultimo argomento che abbiamo trattato. Ti chiedo quali blocchi vengono utilizzati, e soprattutto questa domanda è in relazione a la richiesta di capire qual è lo spessore minimo su cui vado a lavorare in termini di parete aggiuntiva, ovviamente a quella esistente. Certo, allora lo studio è stato fatto con un nostro blocco da gamma standard, che è il blocco HD337, ma appunto, come potranno ritrovare anche i tecnici all'interno della relazione, di questa relazione, viene data anche l'indicazione per il blocco HD33310. Questa indicazione è stata data per un discorso di spessore murario, nel senso che ovviamente, come dicevo prima, se avendo la possibilità di accedere al duplice incentivo termico e antisismico, ci sono delle trasmittanze, dei requisiti a livello energetico che sono da soddisfare in relazione proprio alla configurazione dell'intervento termico. Quindi è chiaro che il blocco che si va ad utilizzare poi deve essere idoneo da un punto di vista sismico, quindi sufficiente per poter arrivare ad essere idoneo per configurare l'adeguamento, però allo stesso tempo bisogna ricordarsi che si deve tenere conto anche dei requisiti associati all'intervento termico, e quindi determinati anche dallo spessore dell'inserto isolante. È chiaro che l'indicazione del 30-33 viene data anche in relazione al fatto di non voler eccessivamente incrementare lo spessore murario rispetto alla struttura che comunque rimane in opera. Quindi questa è un po' l'indicazione che viene data, che è possibile ritrovare all'interno della relazione. Quindi questo è un po' quanto, ecco.
L'altra domanda, sempre in merito agli spessori, diciamo, è come ci si comporta in deroga alle distanze dai confini, cosa che va in deroga per quanto riguarda gli aspetti energetici, anche in questo caso è consentito? Allora, ci sono delle deroghe per quanto riguarda le ristrutturazioni. È chiaro che quello che posso dire è che sicuramente devono essere rispettate le distanze da codice civile, quindi lì bisogna poi valutare anche il comune, che cosa se ha dei piani specifici per cui limita ulteriormente il discorso delle distanze, però. Comunque, per le ristrutturazioni dall'anno scorso erano stati introdotti delle deroghe proprio per permettere l'incremento di spessore murario sia per interventi, sia che questo sia dovuto ad interventi di tipo energetico, sia di tipo strutturale sismico. Quindi, comunque, esistono queste deroghe, però sicuramente le distanze da codice civile sono inderogabili. Perfetto, adesso è arrivata un'altra domanda interessante che per quanto mi riguarda adesso ho scavalcato un attimino le altre perché mi ha messo curiosità. Esoscheletro, però qua ci chiedono se è fattibile un'applicazione di uso all'interno di una struttura invece già adeguata energeticamente, quindi non è più un esoscheletro, ma è uno scheletro a tutti gli effetti a questo punto. Quindi andando in accosto anche a delle pareti interne. Pareti Beh, sì, interne, ma non all'esterno, all'interno. diciamo. Allora, diciamo che è una casistica che non è stata affrontata all'interno della relazione. Come dicevo prima, questo è un argomento nuovo. Diciamo che noi abbiamo voluto con questa relazione fornire un supporto di base per non lasciare solamente ai tecnici l'onere di trovare una soluzione, ma comunque dare un input e una sorta di guida. Poi è chiaro che in funzione della specificità della commessa, visto che noi comunque abbiamo una rete di agenti di zona che sono tutti dei tecnici preparati, insomma, si può valutare poi in relazione alla specifica commessa la fattibilità anche in questi termini. Non è una cosa che comunque mi sento di escludere a priori sulla base di fatti non aver visionato nulla o non aver visto di che cosa si parla nello specifico, perché come dicevo prima, il panorama esistente è talmente vasto, è talmente complesso, è talmente eterogeneo che per chi fosse interessato a questi casi di adeguamento sismico, insomma, invito a contattarci appunto per creare una sorta di rete e vedere appunto la fattibilità del caso in esame. Perché non c'è uno storico a consuntivo, ecco, di casi di questo tipo. Certamente lo studio che è stato fatto dà degli ottimi spiragli, perché i risultati raggiunti sono stati notevolmente positivi. Quindi ci auguriamo che questa nostra proposta di intervento, che spazia anche sull'esistente, possa prendere piede e incuriosire i professionisti che ci sono in ascolto. Perfetto, sempre in merito a questa applicazione ci chiedono se i connettori su una muratura cassavuota entrano nelle unità interne o se invece ci si deve andare ad ancorare ad altri punti. Allora, una criticità che può sorgere è appunto in presenza di tamponature con una percentuale di foratura molto elevata, perché è chiaro che andare a inserire delle barre di connessione e pensare di saturare con delle resine o prodotti similari dove c'è un indice di foratura molto elevato. Ovviamente rischierebbe di vanificare proprio l'iniezione stessa della resina, con dei costi anche cioè inutili in quel caso. Quindi ci sono dei casi specifici, questi casi specifici che possono prevedere l'inserimento di una contropiastra interna per andare ad agganciare la barra d'armatura dall'altra parte, ovviamente rispetto all'esoscheletro, dove la barra invece sarebbe annegata nel getto di calcestruzzo di parete, però è chiaro che anche questo è in funzione di come effettivamente è fatta la struttura
esistente, quindi qual è la criticità in questione. Poi una cosa che non si vista in questa presentazione, però è in quello che è interessante anche la relazione stessa, comunque nella relazione vengono analizzate queste potenziali criticità comunque affrontate, quindi dando delle indicazioni, dei suggerimenti, ovviamente vogliono essere degli spunti, dei suggerimenti per i tecnici. Questo per dire che comunque c'è stato un ragionamento dietro, c'è stato un pensiero dietro a riguardo, e si è cercato di coprire quanto più possibile il panorama che uno potrebbe ritrovarsi di fronte, chiaro, non avendo la presunzione di poter coprire il 100% dei casi, perché il panorama è troppo eterogeneo, quindi lì quel caso, ripeto, va valutato singolarmente. Perfetto, allora mi sposto, intanto stavo rispondendo a qualcuno che ci chiede le slide, ecco, magari approfitto per dirlo a tutti che stasera via posta elettronica le riceverete e la videoregistrazione sarà disponibile sul canale YouTube Edicom News. Mi sposto un attimo su altri temi, così andiamo a chiudere su questi aspetti. Ci chiedono se per i divisori interni avete dei prodotti particolari, immagino che si riferiscano a blocchi senza la parte isolante. Sì, sì, la gamma, ovviamente in questa presentazione ci si è focalizzati sui blocchi utilizzati per fare portante perimetrale e quindi sui blocchi standard da gamma per parete esterna, però ovviamente la nostra gamma di prodotti è completa e c'è una soluzione in funzione di dove questo tipo di blocco viene impiegato, ecco, così come abbiamo dei pezzi speciali in funzione per contrastare gli eventuali ponti termici, tutte le varie situazioni, spalle di finestre, architrave, eccetera, ovviamente anche per quanto riguarda insomma il resto di parete, comunque invito a contattarci, così insomma si può dare una maggiore indicazione in merito. Perfetto, vado su questo aspetto che avevamo già trattato l'altra volta, se è possibile installare una facciata ventilata. Sì, come infatti a riguardo invito anche casomai a visualizzare il webinar precedente, perché appunto il mio collega l'ingegner Paterlini ha risposto anche lui in merito a questo tema. Diciamo che noi abbiamo addirittura qui in azienda un mock-up che è praticamente una sorta di prova che è stata fatta qui in azienda, e assolutamente sì, è stato già utilizzato è già stato utilizzato tra l'altro in un cantiere molto importante, la parete ventilata agganciata alla parete Isotex, anche perché abbiamo anche degli studi fatti da appunto tramite Fisher per dimostrare la tenuta della costa in legno cemento per potersi ancorare appunto semplicemente alla cartella di legno cemento. Quindi per questo non entrerei nel merito ulteriore, ma rimando piuttosto alla risposta molto esaustiva che è stata data dall'ingegner Paterlini nel corso del precedente webinar. Perfetto, allora io ti ringrazio Alessia, siamo andati oltre diciamo un po' anche dell'orario concordato diciamo anche con i nostri professionisti che giustamente investono il loro tempo per seguire la nostra formazione, ci sono ancora tantissime domande, te lo anticipo già, però lo gireremo tempestivamente. Vuol dire che ci interessa. Ecco, lo gireremo tempestivamente comunque le domande ad Alessia e ai suoi colleghi dell'ufficio tecnico, di modo che nei prossimi giorni possano già darvi risposta, visto che sono argomentazioni calde. Io ricordo per l'appunto a questo punto i prossimi due appuntamenti che faremo ai primi di giugno, quindi l'8 giugno e poi a seguire la settimana successiva, lì parleremo, se non ricordo male, di sicurezza, parleremo di sicurezza antisismica e resistenza allo scoppio, parleremo anche di sicurezza di prestazione antincendio, quindi quelle saranno le tematiche con cui andremo un pochino a chiudere il cerchio su questo sistema costruttivo. Alessia, ti lascio salutare e concludere. Perfetto, grazie Marco, e io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno seguito fino a questo momento. Ovviamente l'invito è
rimandato all'8 di giugno e gli altri due webinar che abbiamo in programma. Invito a chi non l'avesse già fatto comunque a contattarci anche semplicemente con una mail qui all'indirizzo riportato sul nostro sito oppure attraverso le pagine dedicate, visto che abbiamo una pagina dedicata al super bonus dove trovate il riferimento per la relazione redatta dall'ANIT, così come abbiamo una pagina dedicata all'esoscheletro Isotex per l'adeguamento sismico da cui si invia la richiesta per poter ottenere, appunto, di vedere e di ricevere la relazione dell'Università di Pavia sull'adeguamento. Quindi, per chi fosse interessato, invito i presenti a contattarci per poter analizzare meglio, vedere meglio questi studi che sono andata a presentare oggi. E con questo io ho concluso. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Perfetto, mi aggiungo ai ringraziamenti e continuate a seguirci sia sul canale YouTube a cui raccomando di iscrivervi, cui stasera troverete il video pubblicato, sia sul nostro canale Eventbrite dove trovate i link di iscrizione a tutti i nostri prossimi appuntamenti. Grazie a tutti, buona serata.